Che quest'anno gli App Forum è stato tratteggiato il quadro di un mercato in crescita e in continuo cambiamento. Sì, il mercato è in crescita ma soprattutto in cambiamento, nel senso che stiamo assistendo a un cambio epocale, proprio un cambio quasi di paradigma, dove adesso grazie alle tecnologie, all'accessibilità delle tecnologie, ma anche alla maturità proprio, soprattutto degli inserzionisti, c'è questo cambiamento, questo shift dove è il cliente adesso che si appropria delle piattaforme, apre i propri account sulle piattaforme, si crea la propria DMP e quindi riprende il controllo dei propri dati, perché non vengono più condivisi con altri attori ma restano all'interno della propria stack, della propria piattaforma, e delle strategie, trasparenza su tutti i margini e tutto quello che è l'operatività delle attività. E quindi noi operatori del settore dobbiamo concentrarci su creare veramente valore, che vuol dire sia operare nel miglior modo, in totale trasparenza, ma anche integrare e fare consulenza. Quindi sempre di più ci viene chiesto di fare consulenza e di essere trasparenti e essere efficaci in quello che facciamo. A proposito di cambiamento, TradeLab si è unita con una realtà importante, Jellyfish. Quali sono gli aspetti più importanti di questa fusione? Allora, il primo aspetto è che adesso diventiamo globali. Jellyfish ha uffici in 13 paesi, Stati Uniti, UK, Nordics e tutta la parte di Medio Oriente, Sud Corea, Giappone, India, quindi adesso siamo una società globale. Oltre a questo abbiamo più prodotti, perché Jellyfish è nato con la search, ha stretto contatto con Google già nel 2003-2004, quindi ora abbiamo più strumenti, più prodotti e quasi abbiamo coperto tutti i tipi di prodotti per le attività di ADV online. Ci porta a essere anche tra il terzo e il quarto partner più grosso al mondo per Google, quindi saremo anche consulenti, trainer di tutta la full stack di Google. Quindi ora TradeLab è sia la parte di consulenza, sia la parte di media e strategia, più tutta la parte di tecnologia intorno, quindi siamo diventati ormai un 360 gradi e possiamo competere con i grandi, ma soprattutto siamo un digital partner, quindi non più agenzia, non più black box, non più solo pianificazione, ma un partner sia tecnologico che di consulenza che di strategia per i nostri partner. E quali saranno gli effetti tangibili poi sul mercato di questa operazione? Allora, sicuramente, appunto, come dicevo prima, nuovi prodotti, e quindi questo ci farà allargare quello che è il nostro business. L'integrazione tra tutti questi prodotti ci permetterà di poter partecipare a gare sempre più grosse, gare mondiali e quindi poi anche di riflesso italiane. E questo è molto importante, perché vediamo un altro di questi dei trend, oltre a riappropriarsi dei dati da parte dei brand, è anche accentrare molto. E quindi vincere le gare di accentramento vuol dire poi dopo gestire tutti i mercati che hanno bisogno comunque di expertise locale.